Coach, una settimana fa contro Vigevano, proprio nel finale, soprattutto con un grande conto e grande personalità, avete trovato successo. In un finale analogo, permettemi un parallelismo ardito, non è andata così. Questo è dovuto al fatto che Forlì vale più di Vigevano, ok, forse sì, ma forse anche al fatto che proprio magari Conti un po' sottotono e anche Masieri, che ha fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo, poi è calato nel finale. Masieri? No, Masieri è stato l'ultimo quarto determinante con tanti passi d'attacco. Una cosa che io non voglio mai fare, però è giusto per rispetto ai giocatori che ho. Giustamente ha preso un po' lo Conti, non doveva giocare visto che era grossissimo con le e è stato sporco in campo come deve stare rimanente. Se andate a vedere verso 12 uno più su 10 l'altro, ovviamente non giocate assolutamente ai loro livelli, complice il fatto che le condizioni fisiche non erano purtroppo precarie, ma ci sono molti allenatori, molte società che passano la settimana a lamentarsi di infortuni, di malattie, di cose varie per portare avanti i passi o noi invece. Se poi noi siamo per trovare non è per niente, però è giusto che non si trovi un giocatore perché ha giocato così tranquillamente non assolutamente al 100%. Però penso che nonostante non si possa sostanzialmente non in campo, anche se non si mette ovviamente tanti minuti, perché non abbiamo assolutamente la profondità di Forlì, se no anche noi saremmo nel nome delle squadre favorite insieme a Forlì, insieme a Canapita. Abbiamo dovuto fare questa virtù, lottare tantissimo e da meno 10, 73, 73, siamo riusciti ancora ad avere la palla per vincere. Quindi se non stato più di quasi siamo qua a dire che era ormai molto incredibile senza sostanzialmente punti e parete in condizioni veramente meno male. Sicuramente il primo tempo, il primo quarto non fatto bene, cosa da criminale molto con la mia squadra perché abbiamo lavorato molto sulle situazioni di contropiedi, con gli altri ragazzi subito, avevano spesso fare loro, ed è subito invece quattro molto più facili, che ci hanno sicuramente fatto partire male. Gli altri tre quarti ben giocati, molto ben giocati tatticamente dalla mia squadra, e quindi piacere a pochi lanciarsi con la gente sul fatto che hanno fatto la partita, l'aspetto tattico stesso. Però è chiaro che alla fine, tirando con il 38% dal campo contro il 51% di Forlì è difficile, dobbiamo però speso 16 rimbalzi, ricordo 16 palloni, e questo testimonia che non siamo stati fino alla fine a perdere e che qui la mia squadra riesce assolutamente a testare a questo incontro, che ha giocato sempre incorrendo, non è vero, lo dico, però con voglia di una fine di tutto il tempo, abbiamo cercato di vincere, poi il problema di pareggiare la partita con Masieri negli ultimi secondi, per cui sarà come Forlì era e lo è secondo me come la posizione della mia squadra del campionato, questo non pare assolutamente nazionale. Conseguentemente la mia squadra che è prima e secondo me con merito finora perché non ha fatto nulla e che oggi ha fatto la sua partita in fondo, non è dimensionata assolutamente a questo incontro. Ovvio che i nostri obiettivi non sono quelli di Forlì, questo deve essere molto chiaro. Però anche è vero che non vogliamo rinunciare assolutamente a giocarci nessuna partita e penso che anche oggi abbiamo dimostrato fino in fondo. Grazie.